uno speciale Polifemo dedicato alla manifestazione organizzata da USB dinanzi alla direzione di ArcelorMittal. Troppi i soprusi che sono stati commessi e che giornalmente vengono commessi dalla multinazionale franco-indiana. Uno stupro al territorio dal punto di vista ambientale è cosa arcinota purtroppo su scala nazionale ed internazionale, e ancora assistiamo alla condizione dei lavoratori che vengono trattati proprio come carne da macello. È proprio l'episodio, l'ultimo episodio di una lunghissima serie del clima del terrore che Lucia Morselli e tutto lo staff di ArcelorMittal ogni giorno appunto vanno perpetrando nei confronti dei dipendenti, è appunto il licenziamento del lavoratore Riccardo Cristello, reo colpevole di aver così solamente condiviso un post che pubblicizzava la fiction Svegliati amore mio, la fiction con Sabrina Ferilli, di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, e quindi il Cristello aveva anche parlato della difesa della vita dei bambini, si licenzia il dipendente. Bene, a questa manifestazione hanno partecipato anche associazioni, liberi cittadini, perché la realtà, quello che sta commettendo ArcelorMittal è davvero inquietante e l'intera collettività tarantina e non solo deve ribellarsi. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di USB, una manifestazione, uno sciopero e un presidio per dire no ad ArcelorMittal. Il licenziamento di Riccardo Cristello è stata, come dire, la punta di un iceberg, ma voi avete evidenziato tutte le negatività sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto occupazionale, che purtroppo segna negativamente, molto negativamente, oserei dire luttuosamente, l'esperienza ArcelorMittal a Taranto. Sì, diciamo che ArcelorMittal lo conosciamo bene, la vicenda di Riccardo Cristello è l'ennesima vicenda di un puzzle, come dire, che va via via arricchendosi purtroppo di situazioni che superano di molto la fiction. Questa, come dire, è il classico caso in cui possiamo dire che la realtà ha superato la fiction. Licenziare un lavoratore sulla base della presunzione, io penso che tu, postando, condividendo quel post, facevi riferimento a me anche se non c'è scritto il mio nome. È la logica di punirne uno per educarne 100. Sì, è una logica che ArcelorMittal, come dire, ha... Allora, abbiamo evitato di dire fino adesso che i capi in tanti impianti vanno dicendo ai lavoratori: non vi dovete scrivere con USB se volete lavorare, no? È detto fra me e te, come dire, una cosa che oramai si è sparsa, di cui si è sparsa la voce all'interno della fabbrica da quando è arrivata. Siete scomodi. Ieri l'ha ufficializzato anche Ferrucci, il capo del personale, che parlando con il nostro avvocato ha detto: disponibile ad incontrarci domani mattina per vedere di dove è la soluzione, ma io con USB non parlo, punto. Cioè, ha chiarito anche questo, come dire, un modus operandi di un'azienda che si sceglie gli interlocutori a seconda. Probabilmente non gli siamo simpatici perché, come dire, diciamo la verità, raccontiamo la verità, cioè che sono venuti qua solo a fare danni, a spremere il limone, e stanno, come dire, lanciando disperazione non solo nei lavoratori ILVA, il clima lì dentro è pesantissimo, ma anche e soprattutto in una comunità, come dire, che si vede ancora ostaggio di una multinazionale che continua con questo atteggiamento, come dire, discriminatorio, autoritario e pesantissimo, perché la vicenda di Riccardo non è un provvedimento al semplice lavoratore Riccardo Cristello, va anche oltre. Il modus operandi dell'azienda. Uno schiaffo a tutta la comunità, come dire, ionica, ma è anche e soprattutto un messaggio a tutti i lavoratori: non avete neanche più il diritto di parlare o di esprimere un'opinione. Rizzo, c'è una fabbrica che letteralmente sta crollando a pezzi, sta collassando, e c'è una situazione ambientale drammatica, con la complicità, dobbiamo dirlo, del governo che si piega e asseconda
i diktat di ArcelorMittal. Evidentemente il governo non vuole perdere ArcelorMittal e accetta passivamente tutte le condizioni. Sì. E diciamo che quello che manca in tutto questo ragionamento è proprio la parte politica. Io mi sarei aspettato, dopo il comunicato stampa di ieri di ArcelorMittal, che, come ho detto prima, è l'ennesimo pezzo di un puzzle surreale, in cui dice a Cristello: sono disponibile a reintegrarti a patto e condizione che tu ammetti le tue colpe e mi chiedi scusa. Scusa, lui è stato messo, cioè gli hanno chiesto di chiedere scusa, lui ha detto qualcosa che non ha fatto. Una cosa che non ho fatto. Cioè, quindi io mi sarei aspettato lì l'intervento della politica ad alti livelli, del ministro. Cioè, non si può far passare questo messaggio. Cioè, hanno ridotto gli operai dell'Ilva di Taranto a veri e propri schiavi. Ci stanno dicendo questo: voi siete degli schiavi, dovete stare zitti, non potete manco parlare, non potete lamentarvi. Cioè, questa è la condizione. Cioè, operai che subiscono il medioevo dei diritti. Sì, il medioevo dei diritti, ma tra l'altro operai di una fabbrica che non eccelle per sicurezza, no? Tra qui dentro è pericolosissimo. Con una gestione di una multinazionale, come dire, che è andata a rovescio. L'escalation dell'Ilva negli ultimi 10-15 anni ha segnato segni negativi. Paurosi proprio. Sì, ma oggi abbiamo la metà del personale in cassa integrazione, gli impianti che crollano. Come dire, per non parlare delle ditte dell'appalto. Anche qua con il dumping contrattuale, con tutti questi meccanismi che hanno fatto scattare, che hanno amplificato, no, con l'arrivo, che si sono amplificati l'arrivo di ArcelorMittal, quindi una condizione che secondo me fra poco, come dire, rischia veramente di esplodere in tutta la sua drammaticità. Il governo deve intervenire ed immediatamente, allontanando innanzitutto ArcelorMittal. C'è una grande partecipazione non solo di rappresentanti del sindacato, ma anche di liberi cittadini che hanno voluto sposare l'appello di USB, e abbiamo Leonardo Zazza che mostra, io le chiamo le sue opere d'arte, perché con queste vignette davvero si va a colpire, si va a far vedere quelle che sono le malefatte di ArcelorMittal, delle vignette che si commentano da sole, vedete. La staffetta, vecchio governo, nuovo governo, alla fine, come dire, la torcia, no? È sempre quella, la ciminiera di ArcelorMittal, non cambia niente, si passa da un governo all'altro nel senso, diciamo, della continuità. Il passaggio della staffetta è significativo, come anche variante tarantina, vedete anche qui il simbolo appunto del camino, il simbolo della ciminiera. Ma ripeto, è una partecipazione, quella di Leonardo Zazza, continua, perché con queste vignette vuole appunto rappresentare una realtà davvero tragica, e vedete, in nome del PIL italiano, Taranto ti condanno a morte. Penso che le immagini siano significative, vedete anche la sentenza, no? Il simbolo della giustizia. Bene, grazie Leonardo Zazza. Egidio Murciano rappresenta l'USB per quanto riguarda il settore dell'appalto. È una situazione tragica, più volte siamo stati davanti ai cancelli delle aziende. Ovviamente le malefatte di ArcelorMittal si riverberano sulle imprese, ma le imprese ci marciano anche su questa situazione. Alla fine a pagare chi è? Il lavoratore dell'appalto, che non riceve stipendi da mesi e mesi. Sì, l'anello più debole della catena, Luigi. Ci siamo incontrati più volte sotto la prefettura, davanti a Giove SRL. La Giove, ma come la Giove e tantissime altre aziende che stanno stringendo veramente la cinghia per poter ottemperare ai pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori con grande difficoltà. Ci sono aziende che fortunatamente non vivono soltanto degli appalti al solo Mittal e quindi continuano a vivacchiare per poter pagare gli stipendi ai lavoratori. Poi ci sono le aziende più in difficoltà, che sono quelle monoappaltatrici, che hanno come unico appalto ArcelorMittal, quindi stanno alla mercé dei pagamenti che la Morselli o chi per lei decide di dare a suo piacimento. Michele Altamura, coordinatore di OSB per quanto concerne il settore dei lavoratori ex Ilva in AS.
una manifestazione per dire no certamente ad ArcelorMittal, ma qui emergono tutti gli spaccati della ex Ilva, la condizione dei lavoratori ex Ilva in AS che sembra così una zattera abbandonata che va alla deriva. Si succedono i governi, ma certezze di futuro, anzi possibilità di futuro per voi lavoratori non ci sono. Beh, attualmente certezze sono pari a zero. Dopo l'accordo del 6 settembre 2018 è stato, come dire, abbandonato, perché si prevedeva il reintegro nostro nel 2023, però il governo con questa azienda scellerata, bandita, hanno fatto l'ennesimo accordo a dicembre e a marzo, dove di noi lavoratori il Vines non se ne parla per nulla. Dico la mia, noi andremo avanti sempre con la barra dritta e la storia non finisce qui. Siamo sempre sul, come dire, sul pezzo. Tenteremo, ho sempre detto che non viviamo di assistenzialismo, la nostra idea è lavorare ma in sicurezza e soprattutto con un'azienda rinata e sana. La partecipazione delle associazioni, un momento importante, ATRAT, Associazione Trapiantati di Taranto, con Francesco Vincenzo, il suo presidente, perché la vicenda ArcelorMittal riguarda la dignità dei lavoratori, ma riguarda anche la vita dei tarantini. La salute principalmente dei tarantini. Noi come associazione abbiamo molte persone che sono state seguite dalla nostra associazione che hanno subito il trapianto di midollo osseo e sono problematiche chiaramente inerenti a questo avvelenamento che avviene nella nostra città. Una situazione incancrenita a Taranto con la complicità del governo che piega la testa dinanzi ad ArcelorMittal. Certamente il governo dovrebbe prendere atto della situazione locale tarantina e invito gli esponenti politici a darsi da fare per aiutare questa città a rinascere e vivere come è costituzionalmente sancito sulla salute. Sergio Bellavita, noto rappresentante sindacale nazionale, la vicenda ArcelorMittal purtroppo è assurda a livello nazionale, il dramma di Taranto, il ruolo e la complicità dei governi, da Conte a Draghi, comunque governa sempre ArcelorMittal, schiacciando città e lavoratori. Sì, la verità è questa, che la multinazionale ha fatto praticamente quello che ha voluto da quando è arrivata. Non solo non ha pagato pegno per il mancato rispetto degli impegni che aveva assunto in sede ministeriale, ma continua l'operazione di ricontrattazione per ottenere sempre condizioni di miglior favore dal governo. E la verità è anche che tutti i diversi governi che si sono succeduti, sia nei confronti della vecchia proprietà che nei confronti di ArcelorMittal, hanno questa condiscendenza inquietante, per cui in sostanza l'acciaio viene prima dei diritti delle persone, il diritto a respirare aria pulita, a non rischiare di morire dentro il lavoro e fuori dal lavoro respirando quest'aria. Questo è adesso l'evento clamoroso, è questo licenziamento vergognoso e ingiustificato di un lavoratore che ha espresso un suo punto di vista invitando a guardare una fiction. Sembra una cosa da regime dittatoriale più che da un paese repubblicano con un Parlamento. Vincenzo Mercurio, segretario di settore per USB in ArcelorMittal, una vicenda, quella che ha visto il licenziamento di Cristello, che calpesta chiaramente la dignità umana, motivo per cui questa mattina abbiamo visto la partecipazione anche di associazioni, proprio perché si tratta di difendere Taranto, di difendere il diritto alla vita, il diritto, sembra assurdo dirlo nel 2021, alla dignità umana.
Sì, Riccardo è l'espressione massima del problema di Taranto, quindi è l'emblema di quello che sta succedendo all'interno di questa fabbrica. Se cominciamo a guardare quelli che sono gli impianti che hanno l'esigenza di essere di fare manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quindi hanno bisogno veramente di investimenti e di interventi massicci. Interventi che da 2 anni stiamo aspettando e non arrivano mai. Quindi c'è un dissapore già dei lavoratori all'interno di questa azienda che sopportano ogni giorno questa situazione di rischio. Se poi aggiungiamo che comunque questa azienda non ti permette neanche di esprimere il proprio pensiero, di esprimere le proprie paure all'interno di questa azienda, perché altrimenti la pena è di licenzio, siamo arrivati al medioevo dei diritti, alla dittatura. Bravo, all'espressione massima di chiusura, non riuscire ad esprimere il proprio pensiero diventa veramente una situazione insopportabile. Non ho parole per descrivere l'atteggiamento di questa azienda, proprio a seguito del discorso di Riccardo. Riccardo ormai è diventato l'emblema, è diventato il baluardo, il simbolo di tutti quanti per lo sfogo che un uomo libero ha fatto. Rappresenta anche il pensiero di tutti questi lavoratori che soffrono all'interno questo tipo di condizioni e quindi cercano anche in questo tipo di manifestazioni di esprimere al meglio la propria volontà repressa. All'iniziativa organizzata da USB sta partecipando il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. La dittatura di ArcelorMittal a Taranto, un'azienda che uccide all'esterno considerando le emissioni inquinanti e schiaccia la dignità dei lavoratori. Oltretutto parliamo di un'azienda, di una realtà, una fabbrica che sta letteralmente crollando a pezzi, collassando con manutenzione zero. Ma secondo me dittatura non è la parola corretta, direttore, perché i dittatori in genere sono feroci, sono anche molto, molto intelligenti, molto scaltri. Qui siamo una caricatura, non è più, come dire, nemmeno solo ferocia contro questa comunità, una caricatura, perché un'azienda di questo calibro non dovrebbe assumere questi comportamenti, non dovrebbe umiliare le comunità, i propri lavoratori, dovrebbe con altre modalità far eventualmente rispettare, i criteri che fanno parte delle politiche aziendali. Siamo ormai a un punto di non ritorno con questa azienda. Io non so, aspettiamo questo silenzio assordante da Roma, che ovviamente... C'è anche però, devo dire, una complicità del governo, perché piegare la testa dinanzi ad ArcelorMittal, siamo passati da Conte a Draghi, ma la musica è sempre la stessa, c'è una sudditanza nei confronti di ArcelorMittal. Ma noi proprio oggi c'è un'audizione al Senato, come sapete in discussione una mozione della minoranza, noi abbiamo fatto presente a un gruppo di senatori a noi vicini che ormai non si può andare avanti in questa maniera. Il piano nazionale dell'acciaio, se deve esistere, deve essere incardinato sui desideri e i diritti delle comunità, non certo su quelli del profitto, del mercato e di ArcelorMittal. Quindi io penso che siamo vicini a un punto di non ritorno, spero che entro le prossime settimane il governo convochi comunque un tavolo con gli enti locali, non più con le parti sociali soltanto, vediamo che succede. Paolo Castronovi, assessore all'ambiente del comune di Taranto, la vicenda ambientale nota a tutti, drammatica, che ora si unisce alla dignità dei lavoratori calpestata. Io punterei l'accento sull'assurdità di un provvedimento rivolto verso un operaio da una multinazionale che si preoccupa del singolo like di un lavoratore piuttosto che preoccuparsi dei problemi che ci dicono dall'interno esserci tecnicamente tutti i giorni sugli impianti. Per me è una situazione assurda, vediamo adesso come intenderà l'azienda riparare a questo danno, perché sicuramente al lavoratore è stato creato un danno, vediamo come vorrà recuperare la situazione. Alessandro Marescotti, il professor Marescotti, presidente di PeaceLink, come associazione avete PeaceLink è qui presente per testimoniare la propria vicinanza al lavoratore, ma anche la ferma convinzione che ArcelorMittal deve andare via da Taranto, troppi crimini contro l'ambiente e contro la dignità dei lavoratori. Il licenziamento
di Riccardo Cristello ha sollevato una grande indignazione non solamente a Taranto ma a livello nazionale. Esponenti della cultura, esponenti della società civile si sono espressi e volevamo essere anche noi qui presenti perché questo è un problema che va a toccare diritti essenziali di espressione e pertanto riteniamo che sia giusto essere presenti insieme a tutti i lavoratori qui. Vanni Ninni, delegato nazionale di CISAL SACS, sindacato artisti e lavoratori. Arte, cultura e spettacolo. Quindi sì, sindacato dello spettacolo e della cultura. Allora Vanni, la tua impressione, le tue considerazioni su ArcelorMittal? No, allora più che su ArcelorMittal è sul fatto che è successo. La libertà di espressione è un diritto sancito dalla Costituzione, specie che fa riferimento poi a un lavoro artistico e culturale come la fiction fatta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo con interprete Sabina Ferilli. Allora, poter dire la propria, già dai tempi di Voltaire, che ha fatto la sua biografia, ha detto che darò la mia vita, anche se non sono d'accordo con quello che dici, pur di fartelo dire. Quindi il confronto arricchisce sempre, quindi il sindacato CISAL SACS Arte, Cultura e Spettacolo non poteva non essere presente in una manifestazione in cui si grida a gran voce che queste cose non devono più succedere. Ovviamente va a succedere poi in uno stabilimento che oggi è sotto riflettori nazionali, sia per quello che è sempre successo, sia per le proposte assurde di concedere una fantomatica immunità penale per reati contro le persone. Qua si sta parlando di malattie e morte, specie verso i bambini, così come abbiamo visto in questa meravigliosa fiction. Questo non può succedere e noi abbiamo pronto un manifesto. In questo manifesto proponiamo proprio una vera transizione energetica che presuppone che questo stabilimento debba essere smantellato, debba essere chiuso e ci sarà lavoro non per 10.000 persone ma per 50.000 persone e rinascerà Taranto e forse tutto il meridione. Alessandro Damone, componente dell'esecutivo di USB. Una manifestazione in cui si vuole gridare il diritto alla dignità umana intesa come diritto alla vita, diritto alla salute, diritto a lavorare in condizioni in cui il lavoratore sia tutelato, come essere umano innanzitutto. Ma è ormai sotto gli occhi di tutti, ormai da tempo come organizzazione sindacale più volte, anzi tantissime volte abbiamo denunciato quelle che ormai è una situazione surreale, una situazione gestionale ormai compromessa, con l'epilogo purtroppo triste e catastrofico che si è concluso con il licenziamento di Riccardo Cristello, dove palesemente viene negato il diritto di espressione e il diritto comunque di condividere quella che ipoteticamente potesse rappresentare la realtà che viviamo all'interno di questo stabilimento. È chiaro a tutti, ma lo testimoniano le denunce che noi giornalmente, gli episodi che purtroppo giornalmente succedono rispetto a quella che è la situazione ormai compromessa, non accompagnata da manutenzioni ordinarie e straordinarie, da investimenti in questi impianti che già anni addietro venivano da queste situazioni, ma negli ultimi 2 anni e mezzo con la nuova gestione sono nettamente peggiorate. Il tutto chiaramente a danno non solo dei lavoratori che ci lavorano in questa fabbrica e vengono qui per portare un tozzo di pane a casa, rischiando poi quelli che sono gli annessi e connessi, aumentando la percentuale di incidente rilevante, infortunistico, ambientale e sanitario, ma anche rispetto a poi quello che è tutto il contesto agganciato a questa fabbrica che è della città e del territorio. Prima che Cristello andasse via così andasse a casa per far sì che gli venissero praticate le terapie necessarie, abbiamo raccolto al volo alcune sue dichiarazioni. Riccardo Cristello, c'è stato l'incontro tra il suo legale e i dirigenti di ArcelorMittal, il direttore alle risorse umane Arturo Ferrucci. Parliamo di questo incontro che c'è stato questa mattina. È stato un bel incontro, piacevole finalmente, dove ambe le parti hanno avuto un modo di parlare e spiegarsi.
hanno parlato gli avvocati, io ho solo assistito, dove ognuno ha fatto le sue richieste, le sue vedute del post incriminato, no? In pratica voi avete ribadito che il post non era contro ArcelorMittal, ma era un discorso in generale. Certo, il post non era contro, lo abbiamo sempre detto, che io non era mai stata nella mia intenzione ledere l'immagine di nessuno o discriminare qualcuno, parlare male di qualcuno. Era un post che pubblicizzava una fiction che parlava di un periodo storico e che condannava eventualmente quel periodo storico, quel tipo di siderurgia. Loro si sono visti richiamati in alcune parole del post, però l'avvocato ha cercato di spiegare bene che non è così, nel senso che non c'è nessun riferimento a loro, se si legge bene, nulla porta alle loro persone. E d'altronde tu stesso dici: io non devo chiedere scusa perché non ho offeso nessuno. Quindi uno chiede scusa se ha offeso, ma se non ha offeso non deve chiedere scusa. Esatto, esatto. Se uno sbaglia deve poi tornare sui suoi passi. E chiedere scusa, ci mancherebbe. Nessuno è perfetto al mondo, però bisogna ammettere, non lo sbaglio. Io ripeto, non credo di aver sbagliato in nulla. Anche perché non c'è neanche la menzione del nome ArcelorMittal. No, ma non mi sarei mai, cioè, non c'è scritto, infatti non è segnato da nessuna parte, ma neanche io ho commentato da sopra. Ripeto, il mio è stato un gesto quotidiano di una condivisione di un post che girava per pubblicizzare questa fiction, che ti dico la verità, non è che quando l'ho ricevuto, se l'ho letto in maniera veloce, abbiamo fatto un copia e incolla così semplice, cioè, senza pensare che poi potesse scaturire tutto quello che è scaturito oggi. Intanto Riccardo Cristello si è allontanato per un problema di salute che lo sta tormentando un po' da giorni. Rizzo, le ultime novità: c'è stato un confronto tra il legale di Cristello e l'azienda, cosa si prospetta? La posizione è ferma, non chiediamo scusa perché semplicemente non abbiamo denigrato l'azienda, la discussione va avanti. Pare che, come dire, c'è qualche spiraglio per la conciliazione, per chiudere positivamente questa vicenda. Chiaramente l'unica strada per chiuderla è quella che l'azienda ritiri il provvedimento e che reintegri Cristello. Cristello, che non deve chiedere scuse semplicemente perché non ha commesso assolutamente nessun fatto, non ha denigrato l'azienda, non l'ha neanche nominata, quindi da questo punto di vista, come dire, si attendono sviluppi su questa ipotesi di conciliazione. Sviluppi, lui adesso è andato un attimo a casa perché a seguito poi tutte le pressioni di questi giorni, ieri sera ha avuto un malore il ragazzo, adesso è andato a casa a fare la terapia e dovrebbe tornare a breve. L'avvocato Mario Soggia, che è il legale dell'USB e il legale di Cristello, questa mattina si è tenuto l'incontro con l'azienda. Cosa è emerso? Allora, siamo saliti con Riccardo Cristello dal dottor Ferrucci, il direttore del personale di ArcelorMittal, e poi ci siamo collegati in teleconferenza con l'avvocato di ArcelorMittal che ha studio a Milano. Abbiamo ribadito le nostre posizioni, ovvero da parte nostra l'assenza di qualsiasi volontà denigratoria nei confronti di ArcelorMittal, da parte di ArcelorMittal il dubbio e in certi punti la certezza che quel post potesse riferirsi alla gestione di ArcelorMittal dello stabilimento siderurgico di Taranto. Abbiamo rassicurato e garantito che non c'è assolutamente alcun riferimento ad ArcelorMittal e che per giungere a questa conclusione è sufficiente leggere attentamente il post e le nostre giustificazioni, quelle che abbiamo notificato all'indomani della contestazione disciplinare. Ci siamo resi disponibili a chiarire ancora una volta qual è il significato di quel post, facendo riferimento anche alla storia di questa città, che ha visto negli anni 2002-2003 ha visto accertarsi un picco, un incremento esponenziale dei morti e delle malattie dei bambini correlati all'inquinamento, e che quindi, se si comprende quella che è la ferita lacerante che Taranto ha subito nel 2002-2003, cioè anni in cui è ambientata la fiction Svegliati amore mio, si chiarirà, ArcelorMittal si rassicurerà sul fatto che non vi è alcuna possibilità di equivocare sul fatto che non ha alcun riferimento con il post.
Il senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit, è a Taranto per manifestare la sua vicinanza a Riccardo Cristello, assurdamente e follemente licenziato, ma anche per evidenziare gli stupri ambientali e occupazionali posti in essere da ArcelorMittal. Ma sai, ne abbiamo parlato tante volte e tutte le volte che vengo a Taranto so che posso contare su un giornalista indipendente. Grazie. Con il coraggio di denunciare da anni la situazione. Vedi, qui ormai il rischio è che qualcuno pensi di essersi messo in una specie di extraterritorialità, dove la legge del padrone diventa la legge del più forte, che va sopra, si sovrappone a ciò che in Costituzione sta scritto. In Costituzione si difende il lavoro come uno dei più grandi diritti che un cittadino abbia, ma in Costituzione c'è anche la difesa del diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente, senza censure. E invece qui licenziamento arriva perché c'è una condivisione di un post, ed è la condivisione di un post che rimanda ad una serie televisiva dove, volendo, Ilva può essere un po' un sottinteso, tanto quanto Gela. C'è Gela, tante altre realtà, siderurgiche. Marghera, Trieste. Poi, come si suol dire, uno c'ha la coda di paglia e un altro paio di maniche. Vuol dire che tu hai paura di capire, di essere già il protagonista, manifesto, ma in quella fiction non si parla di Ilva. E laddove si richiama Ilva, si richiama appunto ad una stagione precedente, ma questi evidentemente pensano di essere più forti della Costituzione italiana, quindi in grado di poter licenziare perché tu hai manifestato troppo liberamente, e allora devi chiedere scusa. Però noi facciamo valere le ragioni della Costituzione italiana e lo rimandiamo indietro. La logica da parte di ArcelorMittal: punirne uno per educarne 100. Sì, però gli uni iniziano a essere un po' troppi, perché hanno sempre un uno che serve come esempio. Stavolta non si aspettavano una eco così forte, e quando uno esagera, forse la signora Lucia dovrebbe insegnare alla signor Mittal che le regole sono altre. Il silenzio del Parlamento su questa vicenda, proprio a dimostrazione che poi alla fine centrodestra e centrosinistra e Movimento 5 Stelle si equivalgono. Ma sai, intanto c'è la lontananza assoluta, qui ha il ministro del lavoro che è del PD, Orlando, che fa una telefonatina timida di circostanza. Sì, alla proprietà e ai suoi rappresentanti. E hai un ministro dello sviluppo economico, un leghista, Giorgetti, che invece non dice niente. Quindi io voglio capire, siccome qui dentro c'è anche Invitalia, quindi Arcuri, voglio capire. Sono tutti in sudditanza psicologica verso il famoso padrone, ecco, direi che è il caso di cambiare registro. E per concludere il quadro a fosche tinte, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che chiede di ripristinare lo scudo penale per Mittal. Penso che la misura sia colma. Io penso che con gli scudi abbiamo le scatole piene, stanno abbondando con gli scudi, una volta è lo scudo per ArcelorMittal, un'altra volta è lo scudo per chi inietta il vaccino nella campagna vaccinale, basta, sempre in Costituzione è scritto che la responsabilità penale è personale, quindi basta, per piacere, con le immunità. Mario Conca, coordinatore regionale di Italexit, la sua presenza qui a Taranto per testimoniare certamente la solidarietà nei confronti di Riccardo, ma il discorso è molto più ampio, riguarda un'azienda che calpesta i diritti della città dal punto di vista ambientale, i diritti dei lavoratori in maniera vergognosa. Siamo ritornati proprio al medioevo dei diritti. Sì, una sorta di nuovo feudalesimo dove il padrone aveva i suoi vassalli, i suoi valvassori, i suoi valvassini. È francamente vergognoso come chiedano o abbiano l'ardire di chiedere scusa per poter avere un diritto che è sancito e garantito dalla Costituzione. Peraltro Riccardo aveva semplicemente promosso una fiction, non aveva detto chissà che cosa, che era ambientata altrove e richiamava appunto la questione ambientale tarantina. Ecco, sì, noi siamo venuti per Riccardo, ma siamo venuti per la terza volta in 6 mesi con Gianluigi Paragone, perché
perché per noi la questione ambientale è primaria. Noi riteniamo che Ilva l'ha chiusa il mercato, ecco, era Italsider, poi Japan Steel, poi Ilva, poi Ex Ilva, adesso ArcelorMittal. È assurdo che un padrone franco-indiano con la complicità dello Stato e con Invitalia possa addirittura, nel silenzio di Giorgetti del Mise e di Orlando, ministro del lavoro, che se fossi stato io il ministro mi sarei catapultato a Taranto per fargli un cazziatone, per obbligarli a chiedere loro scusa per quello che avevano scritto a quei due operai. Ecco, uno giustamente per l'amore della sua famiglia si è privato della sua dignità e ha chiesto scusa, perché il lavoro è importante, perché sennò come facciamo ad andare avanti? Ma davvero Ilva deve, ecco, cessare. ArcelorMittal è il cancro di Taranto, deve andare via, senza se, senza ma. La chiusura senza se, senza ma, unica soluzione. Senza se, senza ma. ArcelorMittal è l'ultimo arrivato. Oggi lo Stato deve buttare via il privato, che è venuto già per andarsene, deve chiuderla e poi bonificarla. Tanto i lavoratori sono già tutti sul groppone della fiscalità generale. Si potrà trovare una nuova allocazione, ecco, bisognerà bonificarla quest'area, ma lo Stato ha tutto il potere per prendere l'indotto e per prendere la manovalanza in forza direttamente ad ArcelorMittal e andarla a smaltire in tutti i meandri della pubblica amministrazione. Noi abbiamo oltre 3 milioni di dipendenti, 20.000 persone non bastano manco per la Puglia per andare a sopperire le carenze di organico. Quindi noi continueremo su questa strada. Grazie per il lavoro che fate.